Oh, ma ogni tanto su YouTube spunta una parodia ufficiale, ma chi le ufficializza? L'ufficializzatore delle parodie? Lo vorrei vedere in faccia sto uomo. Sigla. Cos'è la comicità del gnè? La comicità del gnè è quel tipo di comicità che non fa ridere, non è simpatica, non ha stile, non è un cazzo. È un tipo di comicità che può essere portata avanti solo da chi ha una faccia da culo, ma pur sempre una faccia. La faccia deve essere particolare, deve bucare lo schermo, bucare il sistema e le palle degli spettatori. Molti tendono ad abituarsi con questo genere di comicità. Come? Semplicissimo. Tu porti una bella faccia da culo, la metti a fare il presentatore comico, quando parla pure le cicale, seguite, no? Ma l'arma in questo caso è affiancare il suddetto comico ad una figura maialesca e ingenua. Un po' di cosce, quattro capezzoli, un ops, ma non porta manco le mutande. Ai 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 ai. Un po' di colla vinilica, qualche coriandolo per rendere allegro l'evento, ed ecco che avremo una perfetta comicità degna o come si chiama. E chi è il beniamino di sta cafonaggine più bassa da merda? Ovviamente il re della satira. Quando lo sento di quei fregnacci acchiapperei un regista e mo batterei continuamente sopra le gengive. Il signore della risata giornalistica. Col culo seduto va che in amore. È lui o non è lui? Ragazzo de battuta l'ha detta talmente tante volte che mi si sono sbiallati con io. Ma certo che è lui! Signore e signori, Ezio Greggio. Nato a Cossato, è un attore. Conduttore. Regista. Comico, sceneggiatore, scrittore, ah, e anche giornalista. E chi più cazzate ha, più cazzate dica. La comicità di Greggio tende a reclutare un vero e proprio gregge di ascoltatori. Greggio ha fatto una battuta anni fa, quando due cosce erano comiche come un 5 contro 1. Dai ed zaghena, quando la figura di una persona ridicolizzata in pubblico era considerata divertente. E quando non doveva usare la tinta per sembrare elegante e vigoroso. Ezio Greggio è lo zietto che un giorno casualmente dice: io scureggio fagioli! E vedendo che tutti ridono, tra tavernella e altro, tu ritrovi ogni cena che dice scureggio fagioli. Ecco, mo metti che zietto invece di sta a tavola con te sta in TV. E che mamma TV ha tanti bambini a cui acciuccare cazzate. E hai il pastore greggio che cazzi al suo gregge. Come se uno si definisce cantante cantando di un motivetto dubstep. Bam 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 bam. Ezio Greggio non si è mai modernizzato, ma non gli è manco passata per l'anticamera del cervello. Cioè, lui veramente crede che Ciabatta faccia ancora ridere a bestia? Lui veramente crede che umiliare quel povero signore ogni volta per fare uno sketch comico facendolo passare per l'idiota del turno, questo faccia ridere? Purtroppo sì, fa ridere, lo spettatore ride. Ma perché come sempre sa che deve ridere? Ovvio che ride. Mi dispiace non parlare molto del passato di Greggio in questo video, ma sinceramente eviterei di aggiungere altra broda oltre al silenzio dei prosciutti, no? Greggio? È ora che dai spazio ai giovani, eh? Veramente. Non hai motivo per rimanere lì se non per fare radici marce. A te ti piacciono le radici marce? Nel TG satirico ci puoi stare, anche se lì ci sta il famoso giro di testa di cazzo, ma va bene anche lì. Ma non ti allargare perché ormai non sei in grado. Quel signore che viene umiliato negli sketch di merda di Greggio, ecco, io spero veramente che un giorno lui rigiri la frittata. Quel giorno io potrò dire di aver visto qualcosa di straordinariamente bello e originale accanto a Ezio Greggio. Non è sempre questione di soldi, ma c'è anche una dignità nella vita. Temo solo in testa. Ah, vabbè, ma se tutti pensavano che non era una questione di soldi, adesso non esisteva neanche il box office. Già. Il nostro primo film italiano in 3D. Regia di Ezio Greggio, attore principale Ezio Greggio, affiancato da tutti i migliori comici della comicità forzata e de cazzo. Tutto il film gira intorno a un cagnaro Ezio Greggio senza capacità di immedesimarsi, che crede di saper recitare, in realtà è sempre Ezio Greggio con un vestito diverso e tanta cagnara ci regala. Ezio Greggio vestito da professore detective, Ezio Greggio vestito da Harry Potter, Ezio Greggio vestito da vampiro romantico, Ezio Greggio vestito da ufficiale in un sottomarino. In tutta questa poltiglia di merda, la battuta più bella e moderna che troviamo è un delicato dito medio sollevato verso l'alto. Ma ficca d'arculo, Ezio! L'unico film di merda che è riuscito a tirare fuori la peggio cagnara Gigi Proietti. L'unico film dove trovi uno stereotipo ogni 10 fotogrammi. E
L'unico film che ha provato a copiare Scary Movie e non ci è riuscito manco per cazzo. E dove l'abbiamo questo film in Italia? Ma anche i cinesi! Guardando questa merda e rendendoti conto che anche se non pare vero sono stati spesi dei soldi, e magari pensando che ci sono dei giovani che con metà dei soldi spesi per box office farebbero dei capolavori, e pensando che Ezio Greggio continua a fare film togliendo spazio ai giovani definendosi comico e anche regista, il che è un insulto a chi lo è e a chi lo è stato veramente, a chi si è fatto il culo per diventarlo, a chi si fa il culo per rimanere dentro al ruolo, a chi non basta dire in una puntata di Striscia fra 3 mesi esce il mio film di merda, a chi si fa veramente il culo nelle sale per portare il proprio lavoro sudato, a chi viene coperto da chi come Greggio è pieno di riflettori e ombreggia amaramente i giorni. Ecco, io a tutte queste persone voglio dire, mi dispiace, ma prima di voi ci sono le teste di cazzo brizzoltinte. Pensano a grattarsi i coglioni, a dire ogni tanto per ricordarsi qualche battutina. Oh, per farmi vedere che sei gagliardo alla fine di un film mi ci metti Gina Lollobrigida e concludi il tutto dicendo anche viva il cinema italiano. Oltre che il danno pure la beffa a Ezio Greggio. Ma vattene a fanculo, te Strisce qua non te scureggia il cervello, va. Tira la dignità e fatte da parte e dai spazio a chi le cose le sa fa veramente. Il tuo film ha solo contribuito a inclinare ancora di più lo stato del cinema italiano. Vergognate. Vergogna. E il bello è che hai fatto un film che non è neanche piaciuto all'italiano medio. Pensa che merda. L'italiano medio. Lo stesso italiano medio che rende possibile una platea piena che ride e batta le mani contemporaneamente a una semplice battuta come Ovar cazzo. Sentite amarezza. E basta. Over cazzo talent show! Che dura la giornata, che è appena cominciata, quanto rumore c'è! Se vuoi la soluzione, no var cazzo a colazione! Un po' di coccole per te, non uscirne pazzo, fatte no var cazzo. E questa ce la manda Gianluca Stevanella. Con questa canzone ha voluto proprio dire magna de no var cazzo del mattina che inizi tutto bene. Ma soprattutto che Ovar cazzo può servire anche per farci ascoltare fantastiche voci. Complimenti a Gianluca e grazie per aver aperto Ovar cazzo Talent Show. Il primo video arrivato è da Non Trovo Username, dove vediamo Mariano e Anna Chiara alle prese con la cucina di Ovo al cazzo. Oh, perdon, Ovo alla cazzo. Quella, bella cagata. E cliccate sul goliardico video per vedere questa goliardia. Dai, su. Il secondo video ci è stato mandato da Mr. Blob, con 11 o 15 O. Il tema Ovar cazzo questa volta è servito per movimentare una giornata tra amici. Infatti vediamo un gruppo di ragazzi alle prese con degli scherzi in strada, un po' alla cazzo, però simpaticissimi. La cosa bella anche qui è che si sono divertiti, e questo conta sempre. Per il canale di Mr. Blob, cliccate qui. Il terzo video ci arriva da The Collector 527. Questo ragazzo ha mischiato il tema Ovar cazzo in un vero gioco di comicità moderna, quella che troviamo spesso nelle pagine di internet. In pratica ha mischiato una battuta dentro a una nuova chiave di battuta. Un vero e proprio giro di comicità tutto in questo video, e guardatevelo qui. Ultimo, ma come sempre non meno importante, anzi, il video viene da Ultra Smike, che un'altra volta mi sono ammazzato dalle risate con un doppiaggio. Ridoppiando Una settimana d'addio in maniera geniale, questo ragazzo insieme a un'altra doppiatrice di YouTube di nome Laura hanno fatto praticamente sbroccare Bruce di Una settimana d'addio per una battuta detta Ovar cazzo. Se vi volete fare anche in questo video le risate che mi sono fatto io, andate qui. Detto ciò, il video conclude qui. Come sempre, se volete lasciare un video risposta, Ovar cazzo Talent Show continuerà. Altrimenti... sbattetevi no, Marcazzo. Ciao!